Ciao ragazze, allora sono qui per farvi vedere gli ultimi miei acquistini, giusto per cambiare. Non fate caso al mio viso perché porto da questa mattina questo trucco, quindi sei un po' a finire un po' di qua, un po' di nero sotto. Se posso, Allora, ho ho comprato un po' di giorni fa alla Pets by questa mousse che è la 060 Dreamy Cream ed è questo colore qui chiaro chiaro. Io l'ho usato oggi e anche l'altro ieri, no, beh, insomma qualche giorno fa, e l'ho utilizzato come seconda base per questo oro. Poi se vi piace vi faccio vedere un po', è facilissimo insomma, non ci vuole niente di che. E niente, ho comprato questo qui, se non sbaglio 2,95 euro, adesso non mi ricordo i prezzi. Poi vabbè, una spugnetta 1,95 per il fondotinta della Essence. Ho comprato questo lip liner, vedete, ed è il numero 03 Hot Chocolate, ed è questo segno qui, vedete, molto morbido, ed è questo marroncino, insomma. Poi 95 centesimi. In un negozietto che vende tutto a 1 euro, adesso sarà un po' impossibile farvelo vedere, ho comprato questi stickers, insomma questi adesivi per unghie. Adesso ve li apro, a forma di teschietto. Naturalmente sono diventata gialla perché la luce è andata via, infatti farà schifo tutto il resto. Ok, comunque. Così si vedono meglio. Sono questi teschietti qui, poi sono fiorellini, coroncine, neppricini, ossa. Sono troppo divertenti, così magari li provo e li metterò anche, cioè li ricompro se li trovo ancora e li rimetterò nel prossimo concorso, ma non vi dico niente. Poi aggiusto la webcam, Turno. questo fondotinta della Maybelline Dream Satin Liquid è il numero 30 e Sand, si legge così. Vedremo com'è sulla mia pelle, penso sia positivo. E lo proverò, vediamo come. Quindi questo non vi posso dire, cioè ho sentito parlare bene di questo fondotinta e volevo provarlo. Ma la cosa che sono più. Ah, il prezzo 9,95 euro. Poi ho comprato questo duo. Adesso voi non riuscirete a vedere i colori naturalmente e mi dispiace tantissimo perché è un duo, si chiama Mystic Silver, che Brown. se lo apro ve lo faccio vedere. Mi si sta spezzando l'unghia per aprire questo coso. Ce l'ho fatta. Allora, questo è il duo, i colori allora si chiamano Mystic Silver Brown, ma questo marrone qui è un marrone che ridà, non so perché, sul viola e questo Violace. silver bellissimo, un dito pulito magari, questo silver bellissimo che se, più che silver è un bianco, ma mi piaceva. Ah, c'è anche il cosettino carinissimo. Ok, questo è venuto 4 euro, no, aspetta, 3,65 euro, sempre in questa catena tedesca di M&M. Ho comprato questo set
da viaggio, a costo di 2,45 euro. Ecco qui, 2,45 euro, ma io l'ho comprato per i contenitori che ci sono dentro, comunque sempre utili. E sono anche, cioè, due sono così, quindi con un bottoncino spingi, magari spingi. E così invece quest'altro è con il forellino così. Mi piacciono perché sono durissimi e quindi non esce fuori il prodotto. Per mettere creme o cose in polvere. Queste, mi viene il nome, come si chiamano? Perdonatemi. Vabbè, si aprono, insomma. Alla fine tutta questa roba, 3 euro, secondo me. Poi sono di ottima qualità, un'ottima plastica. Sono proprio duri. Duri ma leggerissimi, sembra, questi sono leggerissimi. E in più ci sono queste tre spatoline. Sempre, sempre utili. Sembrano quelli del gelato, però sono utili perché da qui hanno questa forma, che qua è una spatolina. E in più, vabbè, il sacchettino da aereo. In questo negozio qui, ho comprato due salviettine, due asciugamanini per il viso. Sono in cotone, vabbè, questo verde, questo azzurrino. Poi, vabbè, deodorante, non mi interessa, insomma, così. Il Sebamed. Questa tigletta, che altro che non è olio di lino, con vitamina E. Quindi non c'è nient'altro, c'è solo lino, vitamina E. E lo userò per fare gli impacchi per capelli. Io l'avevo fatto l'altra volta, ma questa l'idea mi piaceva perché c'è anche la vitamina E e dura comunque 3 o 4 settimane. Mi sono comprata il massaggiatore. Adesso non si vede che, allora, qui si illuminano, si illuminano i piedini, vedete? E fa il massaggio. Ragazzi, è fantastico di avervi detto tutto.